Secondo la testimonianza del bibliotecario di Brembate di Sopra Iara, non frequentava la biblioteca assiduamente. Ogni tanto prendeva qualche libro in prestito. Nel periodo antecedente la sua scomparsa aveva preso in prestito due libri Piantatela e Brutta. Le pagine frontali dei due libri indicati verranno consegnate dagli avvocati della difesa alla corte. Rimarranno agli atti e non faranno parte delle carte processuali. Stando alle dichiarazioni fatte dalla madre, Iara in quel periodo era impegnata anche nella lettura di un testo riguardante la storia della Seconda Guerra Mondiale che aveva nel suo zainetto. Sempre stando alle dichiarazioni rese, in udienza, la figlia in quel periodo era rimasta impressionata dalla storia di Sara Scazzi. Su richiesta degli avvocati della difesa, il bibliotecario precisa di non conoscere il contenuto del testo, Brutta. Per quanto riguarda il contenuto del testo Piantatela, fa notare che la trama tratta di una ragazza che si sente inadeguata. Da un brano di Jacqueline Wilson, Piantatela. Erano lì che mi aspettavano. L'ho capito appena svoltato l'angolo. Erano ad una certa distanza, vicino alla fermata dell'autobus. Non sapevo cosa fare. Ho tentato un passo, ma il sandalo sembrava incollato al marciapiede. Mi avevano visto, mi sono immobilizzata. Forse avrei potuto rimediare un passaggio a casa in macchina. Così recitano le prime parole del libro di Jacqueline Wilson, Piantatela, che ha per sottotitolo un inquietante interrogativo: chi l'ha detto che il bullismo esiste solo tra i maschi? Da un brano di Constance Brisco, Brutta. Il racconto di un'infanzia di abusi perpetrati da una madre violenta nei confronti della figlia. Una figlia maltrattata fisicamente, tormentata psicologicamente, picchiata, lasciata senza cibo, privata di un letto, insultata perché brutta.